Buon Gododay e benvenuti in un nuovo episodio di Elden Ring, la susrun incredibile. Vi avevo promesso di non registrare più di 2 episodi di Elden Ring al giorno. L'altra volta ci eravamo lasciati prima di affrontare Rellana. Io non ho resistito e ho registrato il terzo episodio dove abbiamo sconfitto Rellana. Nello scorso episodio ci siamo lasciati prima di affrontare il drago Bale e mi sono ripromesso adesso registro qualcos'altro. Stessa maglietta. Anche oggi, terzo video di Elden Ring, incredibile ragazzi. Se mi sentite che parlo di meno, che c'è una caramella al limone molto spicy, ve lo dico col cuore in mano. Mi sto veramente divertendo in una maniera allucinante a giocare questa espansione di Elden Ring, ragazzi. Potrei anche osare dire che mi sto divertendo più della mia prima run su Elden Ring, che sapete essere stata un po' sfortunata, che rimarrà sempre nel mio cuoricino nella buona e nella cattiva sorte. Però questo momento di intimità in cui io, ripeto, lo sto giocando full blind, io non so ancora niente, non mi sono ancora arrivati spoiler, ragazzi, per quando finirà la run spero di essere rimasto puro incredibile. Ragazzi, Sus è qui, direi di partire. Vai, Sus è qui e per la prima volta lo vedo più preoccupato del solito, ragazzi, perché non so, c'è qualcosa di malvagio in tutto questo, non so perché. A parte quanto è poetica questa scena di Sus che guarda la montagna dove dovremo andare, perché dentro c'è un drago malvagio che dobbiamo eliminare. Però sei un drago che si chiama il Terribile, che è arrivato a quasi uccidere Placidusax, che è il top dei draghi. Mi dà l'idea di qualcosa di veramente terrificante, ragazzi. Più della bestia divina, più di Rellana. Questo ha qualcosa di malvagio, e non so. C'è qualcosa di Sus. E poi ve lo dico sinceramente, mi dà l'idea di boss fight in cui non potremmo evocare nessuno, ragazzi. Quindi questa volta, secondo me, saremo noi, Tiche e un drago cattivo. Breccia aguzza, reperibile su picco frastagliato nella costa sud, scaglia di un drago antico che si è nutrito del sangue di draghi minori. Ma che simpatici questi draghetti cannibali tra di loro. Ma che impressione, sembrano delle mani che stanno così. Assurdo. Quindi io non so se questa è la direzione giusta. Magari dovevamo andare nella zona del veleno, capito? E qui magari ci devi venire dopo, no? Perché magari questo è tipo una mega boss fight assurda da endgame dell'espansione, no? Però ragazzi, noi siamo coraggiosi e si va. Da quella parte ci siamo andati, abbiamo sbloccato la chiesa Sus, abbiamo parlato con la diva, quindi direi che siamo a posto. Sono molto curioso su quell'NPC che è sparito, mo. Quindi c'è una parte di me che pensa che lo potremmo evocare, però lo vedevo un po' cattivo pure lui, non lo so. C'è della malvagità in tutto questo, non so. Emotivamente sono abbastanza preso e ho molta paura, ragazzi. Ripeto, è la prima vera boss fight dai tempi di Malenia, se vogliamo, che mi incute un timore mostruoso. Che poi magari, ragazzi, mi sbaglierò, eh. Però sai, Godfrey, Radagon, Marika, ok. Però questo drago c'è qualcosa che, non lo so, mi incute terrore. Però tanto dobbiamo arrivare là in cima, quindi a voi a camminare. Ah, tra l'altro mi sa che troviamo la mappa. Eccola la mappa dove sta questa qui, mi sa. Mi faccio un puntino, ma... Beh, allora non è andata male, perché mi serviva la mappa della zona del veleno, quindi... Dai, perfetto, abbiamo preso il più 6. Vabbè, era necessaria questa cosa? Non credo proprio, però non fa niente. Andiamo avanti. Ammazza che salto. Wow, ragazzi. Infatti dovevamo arrivare sul ponte Sus e ci siamo arrivati. Ah, la mappa è laggiù, mi sa che la mappa non la vedremo neanche questa volta. Ragazzi, ripeto, c'è qualcosa di malvagio in tutto questo, non lo so. Ho un'ansia più del normale, che non è, non lo so, forse mi sbaglio, è un drago un po' più forte, livello Placidusax. Però non lo so, c'è qualcosa che mi dà timore, non so perché. Come si chiama sta grazia? Base del picco frastagliato. Wow, giustamente ci stanno le tempeste. Quindi userà fulmini Sus? Però è un drago magmatico, quindi secondo me avrà degli attacchi assurdi, secondo me, ragazzi. Ah, beh. Questo, diciamo che è un'accoglienza che non mi aspettavo. Allora, fammi pensare, sono due draghi che si stanno affrontando. Quindi quello che ha detto quella tipa, che qui c'è una specie di guerra fra i draghi Sus che sono dalla parte di questo Bale e quelli che erano dalla parte di Placidusax, è tutto vero. Allora, io vorrei schivare questi simpatici draghetti, ragazzi, perché affrontarne due insieme, non lo so, non mi sembra una cosa molto Sus, capito, ragazzi? Quindi non so quale dei due però sia quello che devo eliminare. Ce l'hanno a morte fra loro, ragazzi, quasi quasi li skipperei, non lo so. Però quello cattivo è quello che sta ovviamente vincendo, non avevo dubbi. Vai, vediamoci il combattimento tra i draghi. Chi è che non vuole vedere un combattimento tra draghi? Io aspetterei che ammazza questo
e poi interveniamo noi, che dite? Questo non capisco se sta dalla parte mia. Sì, dovrebbe stare dalla parte mia. Beh, l'idea è molto figa, eh. Parliamone. Vediamo un po', se gli levasse ancora un po' di vita non sarebbe male, eh. Beh, un po' di vita gliel'ha levata, è quasi metà vita. Ok, amici, è il momento di andarci cattivi. Vai. Ok. Via, 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 via. Ok, l'ha preso. Aspettiamo un attimo. Adesso. Non lo so se è andata la marcia scienza, lo sai? No, non è andata. No, non è andata a buon fine di nuovo. Di nuovo. Ok, se l'è presa. Via, 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 via. Allora, la marcia scienza sono riuscito a mettergliela, però, wow, ragazzi, ve l'avevo detto che Tiche cominciava a essere completamente inutile, porella, ve l'avevo detto. Ok. Mi sa che mi ha ammazzato male. No, non mi ha ammazzato male. Ah, mi ha scioccato, vabbè, ok. Diciamo che siamo stati sfortunati che Tiga è morta, perché se Tiga rimaneva viva era fatta, eh. Parliamoci chiaro. Dobbiamo magari tenerci vivo questo draghetto sus, che è più forte di quel che sembra. Evochiamo Tiga solo alla fine. Tanto vedi, è distratto dall'altro drago. Più o meno. Sì, ho detto più o meno, ragazzi, perché come vedete. Vai, colpisci lo draghetto piccolo. Ok. Ammazza. Quanto mena pure quello piccolo. Ok, mo gli fa la carica. Due. 3, ok, non sta andando male. Mi sa che questa è la strategia sus, forse, eh? Usare molto di più quel draghetto piccolo. Ok. L'idea è fighissima, ragazzi, parliamone. Ok. No, 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 prendila con lui. Bravo, bravo draghetto. Ok. Adesso evochiamo Tiche. E vediamo come va. Ok. Se Tiche riuscisse a colpirla un paio di volte non sarebbe male. Si potrebbe fare. Vedi, Tiche ha paura pure lei, porella. La capisco, perché è un drago sus. Ok, l'ha preso. Ok. Via, 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 via. Ok. Vai, 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 vai. Che cavolo, ragazzi. Dai, Tiga, un colpetto, tesoro, un colpetto. Ok. Ora, ora, un colpo. No. No. Oh, wiu. Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, ho sentito uno che ride. Ma il mondo videocombattente è più prode.
sodale tra i guerrieri dragonici. Sì, credo sia lui. Egon, patetico Egon, non ricordi? Rievoca il passato, ciò che eri un tempo, quando la paura ti era aliena. Che spettacolo, ragazzi. Eccolo. Cioè, questo senza una gamba, ragazzi, è tornato fino qua. Quindi gli ha fatto piacere che abbiamo sconfitto il drago? Ah, guerriero dragonico, amico mio. Quindi se non l'ammazzavo non avevo il dialogo, esaudisci il mio desiderio. Accetta questo dito, il mio dito. Scala il picco frastaglia, affronta bene il terribile in quel frangente. Evocami, invoca il mio spirito. Ok. Sono un tronco senza rami, il mio cuore è doppiamente avvinto dal terrore. Ma resto un guerriero dragonico. Ok. Quindi lo possiamo evocare? La mia anima giace ancora sulla montagna? Dito torto di Egon. Wow, ragazzi, ma che sta succedendo? Scusatemi. Dito torto di Egon, il guerriero draconico spezzato. Contorto e nodoso, nonché scolorito dall'interno. Al cospetto di Beryl Terribile, evoca il guerriero draconico Egon dal suo regno. La mia anima giace ancora sulla montagna. Un fiore che sboccia una sola volta dai cuori dei guerrieri caduti che hanno preso parte alla comunione draconica. Bello, complimenti, bella idea. Vaso folgorante rosso grande. È un dialogo unico che ti perdi se tu non combatti questo drago. Quante anime ho, ragazzi? 124.000 anime. Vabbè, le perderemo tra poco, mi sa, eh? Sì, però, ragazzi, per i miei gusti stanno creando un hype veramente fotonico per questa boss fight. Io veramente sto avendo delle vibes particolari in questo momento, ragazzi. Perché l'ultima volta che ho avuto così terrore di un drago era Midir in Dark Souls 3. Se avete affrontato Midir, sapete che Midir è un po' l'Omega Weapon di Dark Souls 3. Del DLC finale di Dark Souls 3. Quindi io vi chiedo, non è che qui hanno fatto una roba alla Midir, quindi questa è veramente una boss fight assurda, ma di una cattiveria veramente impossibile? Non lo so, ragazzi, ditemi voi, ma io ho un po' paura, ve lo dico sinceramente. Ah, pure? Indiana Jones? Frammento di albero d'ombra, giustamente. E noi stiamo scalando una montagna assurda per affrontare questo drago. Allora, ragazzi, vi prometto che almeno bello lo vedremo. Non mi aspettavo tutti questi draghi, ragazzi. Sai che li sto eliminando tutti? Un altro drago, ragazzi. Drago antico Senesax. Ragazzi, mi sa che mi tocca andare al falò per tornare da lui. Non mi aspettavo, ragazzi, un altro drago sus. Ve lo dico sinceramente. Ed è anche di quelli snelli. Questo c'ha pure il nome, quindi dovrebbe essere sus. Ci siamo ricaricati. Ci rivediamo davanti al drago antico Senax. A tra poco. È morto! Quindi ci ha dato il suo dito, ho ricaricato l'area perché non avevo speranza contro quel drago senza mana. Ed è morto. Ormai veramente Monster Hunter sta diventando questo gioco. Sì, vabbè, ma quanto è duro, perdonami. Ma scusami, ma che cosa mi dici, amico? Sì, va bene, va bene, ok, 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 va bene, ho capito. Me la devo giocare con la marcescenza tutto il tempo. Ho capito che tipo di drago è, ragazzi. Questo sarà duro. Non riesco ad avere un momento per colpirlo. Ok, vai. Morti? Morti. Dovevo immaginare. Allora, non dico che ci one shotti, ma quasi. Allora, si potrebbe fare, ma dobbiamo essere non fortunati, ragazzi, di più. Perché, come avete visto, il mio fulmine è completamente inutile. Quindi, sus. Ma l'unica... Ragazzi, non so se notate il danno, eh. Cominciamo a essere al limite, eh. Non riesco a lanciargli la marcescenza, ragazzi, è incredibile, perché ce l'ha con me, capito? Quindi non riesco ad avere un istante per lanciargliela. Adesso? Ai ai ai. Non lo so, ragazzi. La vedo dura. Che mi sciotta, vero? Noi l'abbiamo messa. Ma che cavolo di resistenza ha la marcescenza sto coso? Mamma mia, ragazzi.
Ragazzi, pensavo sinceramente di avergliela messa. Gliene ho sparate due addosso, ragazzi, eh. Ok, va bene. No, ragazzi, mi conoscete. Questo coso andrà giù, altrimenti non vado da Bale. A costo di fare Bale nel prossimo episodio, ragazzi. Questo coso va giù. Questo Dragosus va giù. Fosse veramente... Non vado da Bale, ragazzi. Faccio finta che è obbligatorio eliminarlo per andare da Bale. Allora, ragazzi, vi ho tagliato altre più o meno tre morti. E sono state morte molto rapide e indolori, ragazzi. Perché non sono riuscito a metterli neanche una volta la marcescenza, ragazzi. Perché questa cosa delle difese alla marcescenza assurde. Però ho scoperto una cosa. Che Tiche forse in questa fight è meno utile del previsto. Perché è vero che gli mette lo status God Tier. Però il problema, sapete qual è? E che non me la tanca. Io pensavo che Tiger riuscisse un po' a tankarlo sto coso. Questo ce l'ha a morte con me. Proprio, ragazzi, è stato creato per odiare il giocatore con tutto il proprio cuore dragoso. Io ve l'ho detto, lo voglio eliminare sto coso, perché mi dà tremendamente fastidio di affrontare un drago ancora più forte senza aver affrontato questo draghetto insignificante. Quindi il trucco qual è? Gli lanceremo la marcescenza e scapperemo giù, perché ho provato a fare la salita, ma la salita lui despawna. Secondo me se lo faccio da questa parte non despawna. Quindi così, ragazzi, con tanta pazienza e godo. Scappiamo. E la prima ticca non gli ha fatto niente. Andiamo avanti. Mi sa che mi devo mettere tutto male, ragazzi, mi sa, eh? Se voglio sopravvivere a sto coso. Allora, gliel'abbiamo messa. Bene, è un buon segno. E adesso, ragazzi, dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare. Con molta calma. Molta calma, ragazzi. Ci vorrà un po'. Però così lo uccidiamo. Quindi a tra poco, ragazzi, se tutto va bene. E va giù questo coso. Con molta calma, ho altre tre fiaschette di mana. Ci vorrà un bel po'. A tra poco, ragazzi, almeno quando ha tipo il 10% di vita più o meno. A tra poco. Rieccoci qua, ragazzi, incredibili. Mamma mia. Che ne dite, eh? Mi sono messo pure quello, così ci darà un bel po' di anime questo infame. Ciao, Senesax. Ciao, caro. Come essere sconfitti dalla furbizia di Sus? Ciao, draghetto. Mamma mia, ragazzi. Concedetemi un succhia fortissimo, Mamma mia. Oh, ragazzi, queste sono le soddisfazioni belle, come si dice. Versante del picco frastagliato, nuovo livello. Allora, facciamo 31 a mente. Ragazzi, col cavolo, che sacrifico queste bellissime anime inutilmente. C'ho qualcosa per livellare? Dai, ti prego, una gioia. Niente. Farmo 40.000 anime e ci vediamo tra poco. Allora, mi chiedo io. Ho farmato il livellino, ragazzi. Siamo a livello 172. Allora, domanda da $1.000.000 godosi. Qui è cambiato qualche cosa? Visto che ho ucciso un altro drago? No, ok, sempre questi. E questi sempre questi due, va bene. E questa signorina ci dice qualche cosa? Ho fatto bene a tornare qua, perché lei sa Digon. Magari ci dice qualche altra informazione. Chiedi di Bale prima. Ah no, questo lo avevamo sentito l'altra volta, che ha attaccato alle spalle per la Cidusax e da allora è nata una guerra tra draghi. Allora, che mi dici di Egon, che adesso è pure morto? Ricordo bene quel nome, il guerriero draconico spezzato, mosso da insaziabile bramosia e bruciante ambizione. La folle bramosia e la ferocia d'animo che sempre s'attanagliano alla miopia della giovinezza. Non dissimile da Bale, in effetti. Simili pensieri sono insondabili perché è vecchio quanto me. Ha fatto un paragone fra Bale e Egon, come per dire che lui era assetato di potere, voleva diventare per forza un super uomo draconico incredibile. Tanto Bale era assetato di potere e ha fatto quello che ha fatto a Placidusax. Quindi sono molto simili, ha detto. Vabbè, ok. Allora, qui ci sono degli ammassi di carne disgustosi che skipperemo. Oh, di Egon 2. Molto bene, ragazzi. Vediamo un po' che dice il ricettario parte 2 del nostro simpatico amico. Carne da comunione draconica. Questo mi sa che non l'ho mai sentito. Incrementa brevemente. Ah, è la carne che abbiamo trovato un pezzettino. Ah, ok. Ragazzi, io lo dico, non so se riusciremo pure a battere sto Bale. Però almeno a vedere com'è fatto in questo video, ragazzi. Vorrei vederlo pure io, sono curioso. Dopo tutto sto culo, ho eliminato tutti i draghi sus incredibili.
Ripeto ragazzi, l'epicità di tutto questo è assurdo. Sarà uno dei più bei ricordi che avrò di tutta questa esperienza su Elden Ring. L'hype nei confronti di questo drago è veramente senza senso. E noi stiamo proprio scalando una montagna assurda. Item leggendario? Un'altra pietra forgiatura. Wow. Ce ne stanno regalando veramente tantissime. Vogliono proprio che ti potenzi le armi. Ragazzi, quanto promette male tutto questo? Come si chiama questo posto? Toglimi la curiosità. Vetta del picco frastagliato. Ragazzi, mi sa che ci siamo. Allora, c'è una parte di me che concluderebbe l'episodio così. Però, visto il culo che mi sono fatto insieme a Sus per arrivare fin qua, almeno vedere com'è fatto, me lo merito, ragazzi, ok? Ma poi come funziona, scusami, l'evocazione di questo tizio? È randomica? Dove sei, Bale? Wow. Ok, è di una bellezza! Quanto cazzo è bello! Allora, con calma. Ok, il danno è possibile. Allora, sicuramente è veloce. Questo e mi ha ammazzato Kike. È bello lui, mamma mia. Ma sei bellissimo, cavolo. Dai, fammi vedere come giochi, dai, ti prego, fammi vedere. Ok. Vabbè, è ferito, ecco perché ha le ali così, perché l'ha ferito Placidusax, no? Che bello che è. Gli manca pure una zampa. Bello, vabbè ragazzi, è di una bellezza sconcertante. Il design mi piace da morire. Gli manca una zampa, gli mancano le ali. Vabbè, non ho parole ragazzi. Allora, a livello di attacchi mi sembrano abbastanza sus. Sono velocizzati, ma mi sembrano abbastanza sus. Tiki è stata polverizzata. Voglio riprovarci. Wow, è aggressivo da morire. Wow, non mi permette neanche di invocare Tiche. Ammazza che range. Non mi aspettavo che non ti desse neanche il tempo di fare l'evocazione. Radagon è un signore in confronto. Wow, ragazzi, è veramente cattivo, è terribile. Giustamente lui è il villain definitivo. No. C'ho uno di vita. Quanto danno gli faccio per così? Non lo so ragazzi, penso che sia questione di potenziamenti, eh. Ma volevo vedere quanto danno gli faccio con un colpo. No, non me lo fa fare, vabbè. Dai, uccidimi su. È tremendamente aggressivo e non mi fa neanche evocare Tigger. Quindi sus. Lo so ragazzi, dovrei finire l'episodio, però voglio provarci almeno un'altra volta, dai. Scusami un attimo. Ma c'è sempre stato il segno di evocazione. Ecco come si evoca. E la summon dentro l'arena. E no, niente ragazzi, tocca provarci con lui attivo adesso. Ma dai, ma non l'avevo visto mai nella vita. Come si evoca? Ok. Ma che figo, l'ho evocato? Vabbè ragazzi, fa un danno importante il bimbo, eh. Ma beh, non sta facendo un buon lavoro, eh. Ma non se lo proprio. Ragazzi, non se lo fila proprio. Io l'ho evocato, ma come dire, mi aspettavo tankasse il nostro amico, ma non se l'è proprio filato. Va bene, ok, dobbiamo riprovare. Comunque è duro come il marmo. Cioè, gli ho dato due colpi e non gli ho fatto niente. Ok, ragazzi, sarà molto molto lunga. Siamo vicino a lui, magari? Gli sto davanti, voglio vedere se lo tanca, per curiosità. Oh, grazie al godo.
Ora possiamo evocare Tiche. Allora, io volevo vedere per curiosità quanto danno gli facevo con una lancia sus. Ah, vabbè, ok, il fulmine lo sente. Questo è positivo. Io sto vicino al mio amico, cioè... Ragazzi, che toro. Wow, ok. Sì, ce l'ha molto con me. Diciamo che è fatto pure apposta che se la prende con me. Da una parte ci può anche stare. Vabbè, non sta andando male come quarto try più o meno. Ok. Adesso, ah, fase 2 pure. Ah, beh, mi sono cresciute le ali. Beh, capisco. Capisco, ragazzi. Questo proprio ci voleva? Che miseria. Era necessario dargli una fase 2 così ignorante? Wow. Io sono abbastanza senza parole, ragazzi, dalla bellezza di questa creatura. Wow, musica assurda, tutto assurdo. Ma quindi lui è immortale? Ragazzi. Ah, fa l'esplosione pure. Non ho provato a mettergli la marcia scienza. Sì, è vero, ragazzi. Me ne sono reso conto adesso. Non credo sia immune alla marcia scienza. Pure. Ok. No, che peccato, che peccato. Non sapremo mai se è immune alla marcia scienza. Vabbè, ragazzi, non male. Non male. Questo è il try migliore che ho fatto, va bene. Egon è in assoluto un tank machine da paura, ragazzi. Ma quanta vita ha quell'uomo. Allora, ci voglio provare un'altra volta usando la marcescenza, perché è l'unica cosa che non ho provato. I fulmini gli fanno male. La marcescenza non l'ho provata, voglio provare quella. Mi piace tantissimo l'odio che si sente di lui proprio, quanto non lo può vedere proprio. Ok. Ok, io l'ho messa, quindi soffre marcia scienza. No, non l'ha presa la marcia scienza. Ok. Sì, soffre a marcia scienza, molto bene. Wow. È impressionante, ragazzi. Sì, il trucco è assolutamente farlo tankare a lui, però... Sus, veramente. Fase 2. Peccato, volevo fare una figata, ma non sono riuscito. Ah, questa non me la ricordavo, ok. Dov'è il mio amico? Ah, è laggiù. Sì, assolutamente il trucco è sta vicino a lui, che ha tipo un quantitativo di vita fuori da ogni grazia del godo. Wow. Wow. Ah, vabbè, non lo sapevo. Vabbè, ragazzi, ci fermiamo qua. Però si può fare, assolutamente si può fare. Here,
sei mossa! Cazzo! Cazzo! Mamma mia! Ne parleremo meglio nel prossimo episodio. Tra l'altro mi ha dato una quantità di anime che è assurdo. Quindi facciamo un livellino, nuovo livellino. Io vi ricordo, ragazzi, senza i power up del Regno d'Ombre, ve lo ricordo, incredibile. Vitalità 52, dai. Tanto rifaremo qualche altro livello, ragazzi. Offre il potere di Bale al grande altare della comunione draconica. Ricoperto di corona di breccia e grondante di fluidi rossastri. Divorano sul grande altare della comunione draconica per assorbire il potere di Bale. Abbiamo visto che ci dà due incantesimi veramente spicy. La comunione, nella sua accezione più pura, stando alle parole della sua sacerdotessa. Sus sta festeggiando, ragazzi, sta roteando per l'emozione. Non ve lo faccio vedere, ragazzi, perché si è ribaltato. Non è un bello spettacolo quando Sus si ribalta per l'emozione. Ne parlerò magari meglio la prossima volta. Potrebbe essere tra le mie boss fight preferite. A livello di design mi piace da morire. A livello di crudeltà e di hype che ti creano, forse tra le migliori di Elden Ring. Non so se è la migliore boss draconica che la From abbia mai fatto. È la prima vera boss fight di tutta l'espansione che mi ha fatto sudare. La prima. Perché gli altri due boss sono andati giù al secondo track. Avete visto che Tige rest in peace proprio, eh? È durata un cazzo. Meno male che aveva una marcia scienza. E meno male che a questo giro il nostro Egon lo ha aggrato molto più degli altri tentativi, ragazzi. Perché se gli ultimi due minuti lui mi colpiva, io ero crepato. E gli ho fatto pure il riposto finale, proprio poetico, ma al bacio. Prossimo episodio andremo a parlare con la sacerdotessa. Andremo avanti. Egon, uno dei migliori NPC della storia di From. Però è molto molto bella. Però ci devo dormire sopra, ragazzi. Concedetemi questo. Però sono contento di averlo sconfitto, ragazzi. La soddisfazione. Episodio draconico con tutti i draghi morti. Applauso a me. Ragazzi, questa volta veramente la fine dell'episodio. Che cosa con voi. E ci vediamo al prossimo episodio.